E iniziamo questo periodo di Mondo Calcio, questa nuova versione, questo nuovo campionato 2018-2019 con due carissimi amici che ringrazio, anche perché, ripeto, abbiamo una location completamente diversa. Siamo qui al centro famiglia di Sametto e Tronto, grazie al presidente Farinelli, quindi anche questa panoramica sportiva la facciamo con due carissimi amici, colleghi Luca Bassotti e Roberto Valeri. Buongiorno. Giustamente i problemi non ce l'abbiamo solo noi, ma ce l'ha anche la SAB, visto questa partenza, e poi vedendo anche i quotidiani con i risultati di ieri, delle quattro marchigiane Luca solo a fermare riuscirà a vincere con questa squadra di Verona, mentre sia Fano ieri e Vispesaro e noi domenica abbiamo lasciato andare a posto in paglia. Giustamente tu hai scritto, ti seguo tutti i giorni, non solo a te ma anche gli altri, che giustamente anche per sminimizzare Fedeli, che lo sappiamo che domenica 3.000 persone circa, è normale che parti male perché non c'è stata neanche, poi stavamo insieme Roberto sopra il gabbiotto, non c'è stata, cioè, diciamo, poi ci sembrano dilettanti allo sbaraglio, tutti dietro la palla, Renate che aveva insomma un'idea di gioco, e vabbè è la prima, però non è un buon segno, secondo te Lu? Ma il buon segno non c'era neanche durante il precampionato, i segnali, esatto, d'allarme c'erano già stati in questo lungo precampionato prima dell'inizio appunto del torneo, e domenica scorsa si sono puntualmente avverati un po' quei problemi che erano già cominciati a affiorare durante questa lunga estate. Dopodiché parliamo di una prima partita, di una gara che nascondeva tante incognite, e sono venute fuori un po' quelle problematiche che secondo me emergono quando una squadra non è ancora in condizione o quando certi meccanismi ancora non sono ben oleati. Quindi se andiamo a vedere, grossolani errori in difesa, a centrocampo ci sono ancora delle cose che non sono ben registrate, tra cui la posizione di Bove davanti alla difesa che non convince nessuno. Io lo dico da parecchio tempo, però insomma, mi è sembrato un po' eccessivo da parte della società puntare tutto in un ruolo fondamentale, in un 11, su un ragazzo di 20 anni che ha sicuramente delle qualità ma che non ha il ruolo per svolgere quella mansione lì, perché non ha la fase di interdizione e magari lui ama fare altre cose, soprattutto giocare secondo me 20-25 metri più avanti, dove può dettare l'ultimo passaggio e andare di più alla conclusione perché ha un buon tiro. Davanti il tridente offensivo è parso un tridente offensivo con buone qualità tecniche, ma ognuno andava per conto suo, esatto. Per cui quindi privilegiava molto l'individualismo, quindi sono cose che bisogna che Maggi registri. Non mi è piaciuto il fatto che il tecnico rossoblu abbia detto nel dopo partita con il Renate, o quantomeno ha fatto capire che ancora non è deciso, non ha ancora scelto sulla linea 4 difensiva o la linea 3. Secondo me dopo due mesi di precampionato si dovrebbero avere, esatto, delle idee ben chiare, esatto, e soprattutto decidere su cosa puntare, certo, cioè, perché poi da lì partono un po' tutte le, esatto, le situazioni, sia per la fase offensiva se che per la fase il reparto difensiva. Soffre tutta però la squadra. Ecco, diciamo anche che alla fine siamo alla prima giornata, l'aspettiamo la sammettese perché il campionato è appena iniziato, altre squadre che sono accreditate per la vittoria finale del campionato, chi ha perso vedi la Ferrarpisalò, o chi ha pareggiato in casa vedi il Vicenza, accusano anche loro dei problemi mancati, forse dettati da una condizione non ancora ottimale, per cui l'aspettiamo e sicuramente però ci si aspetta comunque dei miglioramenti, dei progressi e un riscatto domenica prossima. Roberto, siamo stati, diciamo, prima in apertura insieme, quindi sì, domenica ci guarda e non sappiamo come commentare, perché poi ho dato anche delle affermazioni che anche tu mi hai condiviso. Io ho rivisto Russotto, il bell'uomo dello scorso anno, Bove, come dice giustamente Luca, tu non puoi partire in un campionato senza avere un'alternativa, e poi a maggior ragione, io non sono stato in sala stampa, c'erano i miei colleghi sia Pierluigi Capriotti che Peppe Marzetti che hanno riportato su Yant le dichiarazioni che poi lascia il tempo che trovano, cioè come dice Luca, se dopo due mesi e mezzo non le idee chiare per come impostare la squadra, cioè dalla difesa parte tutto, è normale che dopo ne risente tutta la squadra. Sì, il problema principale a mio avviso a monte di tutto
detto è che la San Benedettese di quest'anno ha fatto molte scommesse. Il presidente alla fine dei playoff dello scorso anno aveva detto: svecchierò la squadra perché molti nomi altisonanti non si sono poi rivelati, esatto, tali nella realtà, certo, e sostanzialmente ha abbastanza mantenuto la promessa. Però proprio a partire dal discorso di Bove che faceva Luca, per poi andare avanti fino al reparto avanzato, sono molte le scommesse sui giovani che la San Benedettese pensa di vincere quest'anno, e in alcuni casi deve vincerle per forza, certo, perché non ci sono alternative, esatto, o come nel caso di Bove, quando l'alternativa in quel ruolo è squalificata e magari un giorno potrebbe anche essere infortunata, certo, Ilari, certo, e a quel punto lì non c'è nessuna possibilità, esatto, di rimediare, esatto, esatto. Anch'io ho visto che Russotto potrebbe essere la fotocopia del bell'uomo dello scorso anno. Voglio dare un attimo il beneficio di inventare a lui, a Signori, che a parte il colpo di testa clamorosamente mandato fuori è stato lentissimo, al tridente che giocava, cioè, a me onestamente Calderini è piaciuto, però i tre non facevano reparto, esatto, giusto quello che dicevo. Così a Luca, ognuno andava per conto proprio. Voglio dare a tutti il beneficio di inventario, però è inutile, non si può mettere mano adesso ad una squadra così, bisogna soltanto continuare a lavorare, perché se no bisognerebbe pensare a prenderne uno per ogni reparto, esatto, non si può assolutamente concepire una soluzione del genere. E speriamo che già da Teramo ci sia la reazione. Io in sala stampa, al di là di tutto, ho dedotto, cioè io mi aspetto da quello che Mister Maggi ha detto un cambio di modulo, certo, perché lui ha proprio chiarito che il suo 4-3-3, la sua idea di calcio quel giorno era stata fallimentare, certo, per cui ha già provato a cambiarla nel secondo tempo della partita, ma non ha dato i risultati ottenuti. Ma a quel punto lì Renate si era chiuso, esatto, e quindi è giusto quello che ha detto l'allenatore, non sapremo mai se eravamo noi bravi ad arrivare fino alla tre quarti, o bravi o rabbiosi, certo, o vogliosi, certo, se erano loro a cui stava bene il 2-0. Allora, ritorniamo con Luca per fare questa carriera finale domenica prossima, anche perché c'è questo problema dovuto ai ricorsi, che ancora ci sono squadre come la Ternana e tante altre che non sanno se andranno in B o rimangono con noi. Sta di fatti che già fanno Ternana è rinviata, come la precedente gara della Ternana in casa. Però ecco, abbiamo la Samb che andrà a Teramo, la Fermana in trasferta a Salò e la Vispeso riceverà il Gubbio. Sono prove d'appello, perché praticamente tranne la Fermana, che come dicevo in apertura ha vinto, le altre hanno perso, chi malamente, chi nettamente, sta di fatto però anche le nobili decadute che dicevi tu non sono partite alla grande, quindi è normale che adesso c'è questa fase di assestamento, però anche questo ritardo dovuto ai ricorsi non dà insomma la tranquillità a tutte le altre squadre. Eh beh sì, vabbè, nel nostro, almeno nel nostro girone forse il caos è minore, perché riguarda solo la Ternana, gli altri gironi è ancora peggio, esatto. Se guardiamo a Novara Provercelli nel girone A, al Catania, anzi Novara Provercelli e Siena nel girone A e il Catania nel girone C con i problemi che sono sorti con la Viterbese, sicuramente negli altri giorni è ancora peggio del, certo, nostro, certo. Però rimanendo al nostro, credo la Fermana abbia una partita molto difficile con la Feralpi Salò, la Feralpi Salò che vorrà riscattarsi la sconfitta di Monza, una sconfitta a Monza che non va sottovalutata, il Monza, al di là del fatto che alla fine del mese ci sarà il closing con Berlusconi, ma già così com'è la squadra è molto forte, certo. È un Monza che sicuramente molti non l'hanno preso in considerazione, ma sarà una di quelle squadre che sarà nei quartieri alti della classifica e dirà la sua fino alla fine. Per quanto riguarda poi la Samb a Teramo, ci auguriamo sicuramente che faccia un risultato positivo, anche se poi sarà una gara difficile per fattori ambientali, per il fatto che comunque il Teramo non meritava di perdere lunedì scorso a Bolzano col Sud Tirol, quindi sarà una gara difficile. Dopodiché il campionato è appena iniziato, per cercare di
di capire e qualificare quali siano i valori delle rispettive squadre che lo compongono, ci vorrà ancora del tempo, quindi diamo anche tempo alla Sanmettese per potersi risollevare. Dopodiché, sul discorso che voi dicevate sul 4-3-3 o sul 3-4-1-2 3-5-2, come, cioè, sinceramente dico la verità, magari il distinguo si fa sulle caratteristiche della linea difensiva, perché diversi giocatori nella passata stagione, non solo quelli che sono rimasti, parlo di Rapisarda, di Miceli, ma anche ad esempio Zaffagnini, giocavano a tre nella passata stagione. Anzi, dirò, nel primo tempo sì, la difficoltà del modulo del 4-3 è stato proprio nell'interpretazione della fase difensiva, perché se no in fase di proposizione, tutto sommato, fino al gol, al primo gol subito, non eravamo andati male. Poi, quando ci siamo messi a tre nel secondo tempo, quando ormai il Renate non offendeva più, perché doveva solo amministrare, a difendersi in fase offensiva, invece col nuovo modo abbiamo fatto male. Ecco, c'è da capire, trovare i giusti equilibri. Mi auguro che il mister Maggi li trovi prima possibile, perché ne va appunto del rendimento della squadra e dei risultati. Roberto, sei d'accordo con la disamina di Luca? Sì, la cosa importante, al di là del Teramo che troveremo appunto galvanizzato, perché a Bolzano aveva perso male l'anno scorso, ha perso male anche quest'anno, una specie di beffa, non proprio a livello di quella dello scorso anno, ma quasi. E al di là quindi del Teramo che troveremo galvanizzato, io spero che ci sia un confronto sincero a mente fredda, perché noi comunque abbiamo fatto, soprattutto nella prima mezz'ora, abbiamo creato molto. Mi viene in mente il colpo di testa di Miceli centrale, colpo di testa di Stanco al lato, la punizione di Russotto, un bel inserimento di Calderini sempre per Stanco, 11 tiri in porta, solo due nello specchio, diciamo. Quindi io mi auguro, proprio a mente fredda, un confronto tranquillo tra il mister, che mi sembra una persona flessibile, non ancorata al suo credo, certo, e la squadra, certo, per capire se si deve fare questo tipo, se si deve avere questo tipo di svolta proprio nel modulo tattico, e poi andare avanti per il resto del campionato, certo. Perché io non ho dubbi sul fatto che alcune delle scommesse sui giovani verranno vinte, però il quando è fondamentale. Certo. E con questi, diciamo, punti interrogativi, noi ringraziamo ancora una volta per la disponibilità i colleghi. Grazie. Luca Bassotti e Roberto Valeri. L'appuntamento forse sicuramente non sarà per mercoledì prossimo, ma per giovedì, visto che mercoledì prossimo riceveremo a Riviera la Vispesa, quindi potremmo fare un commento anche a caldo di quello che è successo. Tanto grazie per questa prima puntata.